Allora, futuro del porto, oggi un incontro che ha certificato la sinergia con l'autorità di sistema. Che cosa può accadere? Si è parlato di ponte soprattutto, al di là di quello che si dice, al di là di quelle che sono le prese di posizione nazionali, però sembra che qualcosa si stia muovendo. Sì, sono due vicende assolutamente distinte, non, quindi non le vorrei affrontare insieme. Per quanto riguarda il porto, indubbiamente si registra una grande sinergia con l'autorità di sistema, questo sin dall'inizio, si sta lavorando insieme e si sta portando avanti quella che è, direi, una pianificazione complessiva da un lato e una operazione di attuazione di quella che è poi la pianificazione stessa. Ovviamente tutta una serie di attività vanno a collimare, ad essere determinanti per quelle che sono le strategie di sviluppo della città, una città che si affaccia sul mare e che comunque ha nel porto la sua centralità, non può assolutamente esimersi dal pianificare qualsiasi tipo di strategia generale. Si attenderanno ancora i grandi investitori dall'estero oppure finalmente la fiera si potrà recuperare? Ma io penso che il problema non sia l'investitore, il problema credo che va da ascriversi intanto alle idee. Le idee che devono tramutarsi poi in progetti cantierabili, e poi per quanto riguarda le risorse, credo che dai problemi, dalle criticità, bisogna sempre prendere il meglio. Ritengo che da qui in avanti ci saranno parecchie risorse a disposizione che possono essere utilizzate se e solo se ci sono pronti progetti. Per il ponte? Per il ponte, devo dire, su iniziativa del Ministro ci sono stati tutta una serie di incontri tecnici per i quali si è cominciato a rivedere un attimo tutte quelle che sono le progettualità espresse ad oggi. È evidente che si è rimesso di nuovo in discussione la tecnologia da utilizzare. Ho sentito anche delle cose piuttosto fantasiose che mi hanno lasciato un po' perplesso. In tutte e tre le riunioni alle quali ho partecipato ho comunque sottolineato che prima di ragionare delle tecnologie da utilizzare per il ponte risulta utile di capire cosa succede a terra, quindi l'attacco a terra qual è, quali sono le opere da realizzare per poter fare funzionare questa grande opera, fermo restando che l'amministrazione De Luca è assolutamente favorevole alla realizzazione del ponte.